Luca Parlattini, oggi dopo aver vinto il derby mercoledì sera avete vinto anche questo derby per 3-0, quindi due partite per 3-0, 6 punti in cascina messi in cassaforte e possibilità di salvarsi ancora aumentate. Sì, stiamo facendo un passo alla volta per guadagnarci noi sul campo la nostra salvezza. Sapevamo che oggi sarebbe stata più difficile della partita dell'andata, l'andata sono state estremamente remissive e noi abbiamo giocato molto bene. Oggi abbiamo giocato meno bene della partita scorsa, abbiamo sofferto di più, comunque siamo riusciti a portare a casa soprattutto il secondo set in rimonta e il terzo set comunque con qualche punto di vantaggio sempre dalla metà in avanti. Possiamo dire che rispetto alla prima partita, quindi quella di mercoledì, oggi le ragazze di Moretti hanno messo ancora di più, hanno tirato più fuori gli artigli rispetto all'altra partita? Sì, dopo aver perso una partita del genere una reazione era d'obbligo perché hanno proprio subito la partita scorsa. Questa cosa è coincisa con un nostro livello qualitativo inferiore, quindi queste due cose messe assieme hanno portato due set veramente combattuti. Da sabato prossimo inizieranno le partite di recupero. Iniziamo con Gorle, che è una squadra che è ai piani alti di questo girone, anche se ormai è quasi fuori dalla lotta per andare in Serie A2, almeno per la lotta promozione. È una bella squadra contro cui giocare. Noi abbiamo iniziato il campionato con loro facendo una partita molto opaca. È una squadra che sbaglia veramente poco, una squadra combattiva, una squadra esperta. Noi dobbiamo fare una partita come quella con Costa Volpino e se giochiamo in quel modo e possiamo giocare così ci possiamo divertire contro Gorle. Grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi il lupo.